guardate il colore del Coca-Coloso. Altro che, raga, la mia bevanda preferita. Fantastico che posso usarla pure per le maschere facciali. So, raga, sono Valentina Lattanzi e come vedete sono tornata dal mare, purtroppo. Esattamente ieri sono tornata dalla Sardegna e sono troppo triste. Dopo un mese che sono stata lì è finita la pacca e sono tornata alla triste realtà. L'unica cosa positiva è questa! Banggood mi ha inviato questa macchina per creare delle maschere facciali. Io sinceramente non pensavo nemmeno che esistesse una cosa del genere, perché comunque di solito le fai a mano, usi i tuoi ingredienti oppure le compri già fatte. Addirittura con questa io le posso creare, ma veramente, cioè io posso utilizzare i miei ingredienti. Come vedete, infatti, ho selezionato la Coca-Cola, succo alla pera, un energy drink e infine ho questa bevanda all'aloe. Ma poi la cosa fantastica è che ho visto che anche Gianmarco Zagato ha fatto un video con questa macchina per creare le maschere facciali. Ne approfitto per salutarti. Su, Gianmi, un bacione. Adesso sono super curiosa, infatti voglio vedere com'è questa macchina. Allora, prima di tutto abbiamo questa scatolina che contiene queste cose. Che cosa sono? Ma quanti ce ne sono? Ah, sono tipo delle cose effervescenti. Queste secondo me, ogni volta io, certo, tipo un'ora. Ah, ma che fuori! Ma c'è pure la linguettina ogni volta. Queste qui sono tipo le pastigliette che devi inserire dentro. Mi sa che te la fanno diventare più densa possibile. Boh, non lo so, dopo guarderò le istruzioni. Oltre a queste, dentro c'è uno spazzolino che sembra quello lì che utilizzavano i miei genitori per pulirmi il biberon. Bellissimo. Poi qui abbiamo un'altra scatolina con... Ah, perché lo devo anche collegare. Qui c'è la presa con... Basta, qua dentro non c'è più niente. E... Ta-da! Ma è bellissima, un piccolo robottino, guardate che carina, bellissima. E infine, ah, c'è il misurino per mettere sia l'acqua e sia i nostri ingredienti. E infine questo, che cos'è? Ah, il piattino, bellissimo. Quindi io andrò a mettere qua tutta la maschera, bellissimo. Ok, da dove inizio? Voglio iniziare dall'energy drink, dal più piccolo al più grande, dai. E cosa devo fare? Ok, raga, adesso inizierò a montare tutte queste cose. Allora, questo... dove lo attacco, scusa? Ho le istruzioni, quindi quanto so... Ah, così, non c'è un modo, un coso dove lo attacchi. Così. Ta-da, l'ho montata. Finito, già fatto. E infine attacco la presa. Partendo. Ok, devo mettere 60 ml di acqua. Ho capito! Ancora! Oh, mi ho messo un po' di più. Ma siamo sicuri che è tutto acceso? Sì. Raga, ci siamo. La sto mettendo! Oh, adesso mi ha detto di inserire il mio ingrediente. 20 ml di energy drink. E ci siamo! What? Adesso dobbiamo inserire questa pastiglietta bellissima. Questo prima devo cliccare. Adesso, raga, stiamo aspettando che la nostra macchina crea maschere finisca il suo lavoro, quindi mi sa che mescolerà tutto. Fa un rumorino strano, ma non è che ho sbagliato a fare qualcosa, raga. Ah, sta succedendo qualcosa di stranissimo. Sembra che sta tipo bollendo. Vedete? Bellissimo, si vede troppo bene. Adesso, raga, sta bollendo, fra poco è pronta. Fantastica. Bello. Ciccia, ma parli tanto, ma sei più lunga della quaresima, sai? One eternity later. Dai! Sono una crisi. Cioè, io ne devo far quattro? Scusate che vorrei un attimo leggere, perché non so se dopo devo cliccare questo o questo. Allora.
Ah, e quando... Avete visto che cosa è uscito da questa fantastica macchina? Cioè, quindi vuol dire che ha fatto bollire tutti insieme i miei ingredienti e ha fatto uscire questa cosa fantastica. No, non è ancora pronta, adesso si deve asciugare perché è super bollente. Quindi dovremo attendere giusto un momentino. Raga, la nostra maschera facciale è pronta, non ci posso credere. È fantastica, raga, osservate! Io l'alzo col palettino. Ma poi è super densa! Oh my god! So di energy drink! Adesso, mentre la tengo su, inizio a fare un'altra maschera. No! Inseriamo i soliti 60 ml. Mettiamo 20 ml di aloe. Inseriamo la nostra pastiglietta. Ok, e adesso voglio provare a fare la maschera al succo alla pera. Raga, la mia maschera al succo di pera è pronta. Questa si è già solidificata, ma nel mentre ho già iniziato a creare la mia maschera alla Coca-Cola perché è un po' lenta, così mi sono portata un po' avanti. Quindi adesso inizierò ad applicare questa. Che buona! Questa è ancora un po' calda, mi sa che l'ho tirata via un po' prima. Raga, ma io la vorrei mangiare. Peccato che ho inserito la pastiglia, perché sennò l'avrei mangiata. Altro che... Arrivo! Non vedo! 3, 2, 1. Oh, raga, guardate il colore del Coca-Coloso. Altro che, raga, la mia bevanda preferita. Fantastico che posso usarla pure per le maschere facciali. Adesso mi levo questa bella maschera. Ma volevo provare a fare un mix di tutti gli ingredienti, quindi chissà che maschera mi uscirà. Secondo me avrà tipo un odore tutto strano, fortissimo. Però prima volevo sapere se il mio video vi era piaciuto. Se così fosse, cliccate like e spuntate la campanella, così ogni volta che pubblico un video rimarrete aggiornati e vi arriverà una piccola notifica. Inoltre seguitemi su tutti i social, su YouTube, Instagram e Musical.ly. Ok. Adesso mettiamo un po' di energy drink, giusto un pochino perché devo mettere soltanto 20 ml di tutte ste robe. E di Coca-Cola ne metto di più, sapete com'è la mia bevanda preferita, quindi devo un po' esagerare. Ok, andiamo. Bellissima. Secondo me esce una bomba questa maschera. Bellissima. La nostra pastiglietta. Intanto applico la mia maschera alla Coca-Cola. Questa mi sembra super densa. Che buon odore, ti prego, sì. Adoro. È buonissima. Ok, basta. Questa maschera alla Coca-Cola mi sa che mi si è rovinata un po'. Sto gocciolando ovunque. Pronta! Che esce un caldo da questa macchina, poi sento un mix di odori, mix di Coca-Cola, aloe, succo, energy drink, però sembra molto ma molto buona. Spero un po' più in qua perché rimane tutta dall'altra parte. La nostra maschera al mix di ingredienti è pronta. Ok, bellissima. Purtroppo questa è l'ultima maschera. Che farò oggi? Dopo che avete finito, dovete mettere all'interno l'acqua, poi passate lo spazzolino così. Così rimuovete tutto quello che c'è sotto e poi, oh, è diventato tutto blu. Voglio un attimo fare una mini ripresa. Raga, vedete che adesso è blu? Oh, si è appannato tutto. Spengo. Riapplichiamo la nostra maschera al mix di ingredienti. Bellissimo.
Raga, vi saluto che adesso mi vado a stendere un po' sul letto, che così almeno questa maschera la applico bene, me la tengo ben attaccata alla faccia perché con le altre ho fatto un po' un casino. Quindi, muah, su! Ci vediamo al prossimo video. Zulu.